Camilla Consonni Breaking, sempre presenti al CIV, oltre alle manifestazioni internazionali. Sì, la nostra azienda crede sicuramente nel race, nelle performance e in questo campionato. Il campionato italiano è importante quanto il mondiale. Ci sono i nostri clienti e sicuramente tutti i team che credono in noi. Siete, diciamo, specialisti dei freni racing, però qui c'è anche un'altra marca, Nissin. Cosa succede tra Breaking e Nissin? Succede che un paio d'anni fa Nissin ha chiesto a Sunstar, sicuramente tutti sanno che nel 2004 Breaking è stata acquisita dalla multinazionale Sunstar, e chiede appunto di avere una collaborazione per il mondo race. Nissin è sicuramente leader negli impianti frenanti, ma non ha una commerciale nel mondo race per riuscire a seguire il mercato, e quindi chiede a Sunstar di poter avere una collaborazione con Breaking. Camilla, allora Nissin, commerciale in Europa, però le aiutate anche sul mondo racing, presumo, spiegaci tu, e poi c'è anche il nuovo disco, firma Breaking. Sì, allora Nissin, come dicevamo, è commerciale solo per il mondo race, abbinato agli impianti Nissin, quindi pinze e pompe, c'è il nostro nuovo disco SK2. L'SK2 è l'evoluzione dell'SK, mozzo direzionale, più leggero, con prestazioni sempre più al top. E per concludere, visto che ormai qui è una novità continua, abbiamo visto la bicicletta con pedalata assistita, anche le catene, sì, con marchio Sunstar inizieremo a distribuire in tutto il mondo le catene sia stradali che fuori strada, appunto a nome Sunstar, dal Giappone direttamente.